Ciao, sono Francesco Palloni, fondatore di SmartCAE ed esperto di simulazione al calcolatore. Un tema emergente in ambito industriale è quello delle tecnologie per l'additive manufacturing, la produzione additiva. La stampa 3D è una di queste tecnologie. Da una parte, con la stampa 3D è possibile ottenere forme che sarebbero improponibili per le tecnologie tradizionali. Dall'altra, le tecniche additive presentano nuove sfide sia di progettazione che tecnologiche. Per prima cosa, per sfruttare al meglio questa nuova tecnologia, è indispensabile fare ricorso ai software di simulazione per implementare la progettazione generativa o generative design. Nel generative design è il software che, una volta definiti gli ingombri del componente e i target di prestazione meccanica, sintetizza la forma della parte utilizzando strumenti come l'ottimizzazione topologica o la generazione della matrice di lattice interna. Ma simulare il prodotto non basta. È noto come il processo di fusione localizzata della stampa 3D produca delle distorsioni nella geometria della parte. Fortunatamente sono stati messi a punto software in grado di simulare anche il processo di stampa 3D per aiutarci a prevedere e compensare le distorsioni. I software che utilizziamo in SmartCAE permettono sia di implementare la progettazione generativa che di simulare il processo di stampa 3D. Stai pensando alla stampa 3D per il tuo progetto, ma non sai da che parte cominciare? Metti un like a questo video per organizzare un meeting durante Innovation to Business. Sarò lieto di parlare con te delle nostre soluzioni per il generative design e per l'additive manufacturing. A presto!